anche nell'ultimo incontro che avete avuto a Bruxelles con i tal mercati, vi siete trovati d'accordo, i mercati hanno più bisogno di Europa, ma l'Europa ha bisogno anche dei mercati. E nella futura legislazione europea che cosa potrà succedere? Ma quello che noi abbiamo detto e che è un po' anche la filosofia di questo manifesto che abbiamo presentato di Italmercati a Bruxelles è quello di fare in modo che i mercati all'ingrosso possano diventare soggetto beneficiario della politica agricola comune. D'altra parte molte sono le strutture a servizio degli agricoltori che già sono parte dei soggetti beneficiari, penso ai piani di sviluppo rurale delle regioni italiane che per esempio attuano programmi che prevedono aiuti e sostegni per gli investimenti in tanti ambiti. Riteniamo quindi che si possa in qualche modo includere anche questo importante ruolo che i mercati svolgono, non solo di trasparenza nella formazione dei prezzi, ma anche di vicinanza del mondo produttivo al mondo del consumo. Oggi ci sono tantissime nuove formule che i mercati stanno seguendo e quindi io ritengo che da questo punto di vista è un dibattito interessante, un ruolo importante. Noi come Italia, come Spagna, come paesi del sud dell'Europa sicuramente lo sosteniamo. Naturalmente siamo all'inizio di un percorso complicato che riguarda un po' le scelte della riforma della politica agricola comune che non si condurranno in porto in questa legislatura ma che comunque abbiamo già avviato e che mi auguro che possa essere l'occasione per ribadire questo importante ruolo. Ha citato i paesi del Mediterraneo e gli altri paesi su questo tema? Beh, diciamo che i maggiori protagonisti del settore ortofrutticolo certamente sono i paesi del sud dell'Europa, c'è qualche protagonismo che si spinge un po' più a nord, però il maggior protagonismo è in testa ai paesi mediterranei, per cui da loro che mi aspetto un maggior ruolo, anche se è evidente che la Germania ha sempre un ruolo di cerniera tra il sud e il nord dell'Europa importantissimo, tra l'altro ha una delle fiere più importanti del settore come la Fruit Logistic di Berlino, però è tutto da costruire e da vedere, ma naturalmente Italmercati insieme a noi ha lanciato questo messaggio, dopodiché va raccolto e bisogna lavorare e cercare di portare in porto questo grande e importante riconoscimento.